È iniziata ufficialmente la prima giornata di Vinitaly and the City Calabrian Wine, che a partire da venerdì 30 agosto e fino al 1 settembre si sta svolgendo nella cornice del Parco archeologico di Sibari, una kermesse dedicata al vino realizzata per la prima volta in Calabria, un progetto che non sarebbe stato possibile realizzare senza la collaborazione della Regione Calabria e del suo assessorato all'agricoltura, dall'ARSAC, il Parco archeologico di Sibari, e naturalmente con il supporto di Verona Fiere. Stasera sembra di rivivere un momento di unione profonda tra quello che è la cultura, la storia, l'archeologia, la religione e poi l'agroalimentare, le eccellenze e la qualità del nostro agroalimentare e del vitivinicolo. È un momento veramente magico, sicuramente insomma favorito dal posto dove ci troviamo, che rende ancora più facile sognare e immaginare, però al di là del sogno e dell'immaginazione c'è concretezza, ecco, la concretezza che vivono adesso i nostri imprenditori agricoli e vitivinicoli, i nostri produttori di eccellenze dell'agroalimentare, che forse insomma si sentono anche più sicuri di avere vicino delle istituzioni che contano sul loro operato e riconoscono il loro operato e quindi non fanno altro che valorizzarlo e cercare di far per loro il massimo consentito e ammesso per far conoscere il valore che loro sanno produrre e la qualità che loro sanno produrre. Sono circa 100 presenze tra cantine vitivinicole, che sono naturalmente la maggior parte, circa 80, poi ci sono una quindicina di produttori di distillati e la presenza dei consorzi di olio, quindi GP Calabria, Olio GP Calabria e anche gli altri consorzi calabresi, quindi olio e vino, così come al Vinitaly, insomma Sol e Vinitaly, ecco, riproponiamo qua questo abbinamento, ma sicuramente insomma sarà il primo di una lunga serie. Non c'è altro mondo fuori delle mura di Verona, invece c'è il Parco archeologico di Sibari, questa piana e questa organizzazione veramente importante. Noi organizziamo Vinitaly and the City ormai da decenni ed è il fuori salone di Vinitaly, ma ci siamo accorti nel tempo che aveva un asset veramente importante e poteva trasmettere poi storia, cultura. Noi lo organizziamo nella parte storica di Verona e qui invece era un imposto eccezionale, perché così Vinitaly torna dove è nato in realtà il vino, dove è stato per l'Italia, nella terra di Enotria. Quindi un'organizzazione ottima, noi abbiamo portato il nostro know-how, ma per il resto tutto, diciamo, made in Calabria è una cosa eccezionale.